Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Evangelo di Matteo capitolo 18 versetti 10 e 11. Gesù disse: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Preghiera di un ragazzino. Nel corso degli oscuri anni della Seconda Guerra Mondiale, un ragazzo che aveva poco più di 12 anni aveva a cuore di pregare ogni sera il Signore per chiedergli che tutti gli uomini del suo quartiere, che si trovavano al fronte o prigionieri o nei campi di lavoro, potessero un giorno tornare alle loro case. Non faceva preferenze o distinzioni. Pregava per tutti quelli che conosceva o di cui aveva sentito parlare, senza preoccuparsi di sapere se erano cristiani o no. Pensava a loro perché sapeva che nelle diverse famiglie mancava o il marito o il papà o un fratello. La sua lista era sempre più lunga. Pregava con perseveranza e se la sera si era lasciato vincere dal sonno, l'elencazione di tutti i nomi ricominciava all'indomani mattina. Alla fine della guerra, tutti quelli per i quali il ragazzino aveva tanto pregato ritornarono sani e salvi e raccontarono agli abitanti del quartiere gli episodi che avevano vissuto al fronte. La maggior parte di loro aveva attraversato situazioni da cui pensavano di non poter scampare, circostanze drammatiche nelle quali pochi dei loro compagni erano sopravvissuti. Non hanno mai saputo che un ragazzo aveva pregato per loro. Lui però, grazie a questa esperienza, imparò che il Signore ascolta la preghiera della fede e se ne ricordò per tutta la vita. Che il Signore ci benedica.